Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Ci lasciamo introdurre alla preghiera dei misteri dolorosi da una pagina di Santa Teresa di Lisieux, una santa che è vissuta appena 24 anni, ma Pio X, anche lui santo, disse: Teresa di Lisieux è la più grande santa dei tempi moderni. Ha scritto soltanto dei piccoli quadernini di appunti e Giovanni Paolo II l'ha dichiarata dottore della Chiesa, come San Tommaso, una cosa incredibile. Ebbene, nel primo quadernino scrive: una domenica, guardando un'immagine di Nostro Signore in croce, fui colpita dal sangue che cadeva da una sua mano divina. Provai un dolore grande pensando che quel sangue, cioè quell'amore, cadeva a terra senza che alcuno si desse premura di raccoglierlo, e decisi di tenermi in spirito ai piedi della croce per ricevere la divina rugiaro, cioè l'amore di Dio, comprendendo che avrei dovuto in seguito spargerlo sulle anime. Il grido di Gesù sulla croce mi echeggiava continuamente nel cuore: ho sete, ho sete. E queste parole accendevano in me un ardore sconosciuto e vivissimo. Mi misi e decisi di pregare per la conversione dei grandi peccatori. E venne a sapere che un certo Enrico Pranzini aveva commesso un delitto, o meglio, tre delitti in una notte. Venne condannato a morte, ma rifiutava l'incontro con il sacerdote. Quando la suor Teresa, allora la suora, seppe questo fatto, cominciò a pregare, coinvolse anche Celina, fece dire rosari, messe, e sperava che la preghiera avesse aperto un varco nel cuore di questo condannato, ma fino alla fine rifiutava il sacerdote. Quando salì sul palco della ghigliottina, improvvisamente si voltò indietro e disse al sacerdote: il crocifisso, il crocifisso! E baciò tre volte il crocifisso. Lei racconta quanto mi commossi quando lo venni a sapere. Le lacrime tradirono la mia emozione e fui costretta a nascondermi. Pranzini non si era confessato, l'assassino era salito sul patibolo e stava per passare la testa nella ghigliottina, quando a un tratto, preso da una ispirazione improvvisa, si volta a fare il crocifisso che il sacerdote gli presentava e bacia per tre volte le piaghe divine. Poi conclude Teresa: l'anima sua va a ricevere la sentenza misericordiosa di colui che dice: ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si converta. E lui si era convertito, altrimenti non avrebbe baciato con quella commozione il crocifisso. Quanto è bello questo pensiero. Ora entriamo anche noi nei misteri del dolore, quei misteri che emozionavano tanto Santa Teresa di Lisieux. Il primo mistero si porta nell'orto di Getsemani. Gesù prega, prega, soffre fino a sudare sangue. È il sangue dell'amore, il sangue della offerta di se stesso. Il santo Cardinale Newman diceva: soltanto un amore infinito poteva pensare e sopportare una passione come questa. Ed è vero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero doloroso ci presenta Gesù che viene flagellato dai soldati. Era una tortura terribile. Talvolta qualche condannato moriva proprio durante la flagellazione. Gesù, se avesse voluto, poteva paralizzare le mani di quei carnefici. Non l'ha fatto, perché ha voluto spremere dalla sua umanità tutto l'amore possibile per dare una svolta alla nostra storia diventata così cattiva e così piena di odio. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, curaci con la tua umiltà. Restituiscici la statura di creature, la nostra statura di piccoli, però infinitamente amati da te. È questa la nostra speranza, la nostra fiducia. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù coronato di spine, un atto di umiliazione incredibile. Davvero viene da esclamare: o Gesù, mite ed umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al Tuo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata, di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero del dolore, vediamo Gesù che viene caricato del pesante legno della croce, il braccio trasversale della croce, e si avvia verso il Calvario, accompagnato dalla sua Santissima Madre, sempre fedelmente accanto fino all'ultimo respiro sulla croce. Che meraviglioso esempio di fedeltà. Durante il tragitto Gesù è spossato, cade. Viene aiutato da un povero contadino di passaggio, Simone di Cirene. Ebbene, noi possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avrete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, voi l'avete fatta a me. Noi possiamo accarezzare Gesù, portare la croce di Gesù, sollevare il peso della croce di Gesù, aiutando un fratello che porta la croce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci invita a posare lo sguardo su Gesù crocifisso. Tommaso d'Acellano, biografo di San Francesco, racconta che San Francesco non riusciva a guardare il crocifisso senza scoppiare a piangere. Noi abbiamo preso l'abitudine di guardare il crocifisso. Forse non ci rendiamo conto che dal crocifisso parte un urlo di amore, un urlo di misericordia, e noi dobbiamo sentirlo ogni volta che guardiamo l'immagine di Gesù crocifisso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina. Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre celeste, che sei Dio, Figlio Redentore del mondo, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo Amore, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi.
Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre della Fiducia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina del Santo Rosario, regina della pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ami pietà. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Abbiamo rivisitato la passione del Signore. Preghiamo insieme Gesù crocifisso. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua limpida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è orgoglio e rancore, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Se aprite gli occhi e soprattutto il cuore, vi accorgerete che accanto a voi c'è qualche crocifisso. Soccorretelo, accarezzatelo, consolatelo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.